Buongiorno e bentornati nel mio canale. Oggi sono qui per farvi vedere la scarpatura, quel tipico taglio che viene fatto sopra i panettoni per farli aprire in quel modo meraviglioso. Molte persone sono spaventate da questo tipo di taglio, ma vi assicuro che non è assolutamente qualcosa di così tanto difficile da fare. Adesso vi mostrerò come si fa. Se dobbiamo scarpare un panettone, la prima cosa che dobbiamo fare è, una volta terminata la lievitazione, togliere la pellicola che abbiamo messo sopra oppure la copertura che abbiamo tenuto sul panettone durante tutta la sua lievitazione, per fare in modo che sopra al panettone venga a formarsi una pellicola un pochino più dura, quella che sarà facile poi sollevare quando andremo a fare la scarpatura. Quindi per prima cosa togliamo la copertura che abbiamo tenuto per tutta la lievitazione del panettone e lasciamolo all'aria per una ventina di minuti, dopodiché procediamo con la scarpatura. Vi consiglio per farla di utilizzare una lametta ben affilata. Se non avete una di queste professionali, potete tranquillamente comprare delle semplici lamette come queste qui e utilizzarla. Procediamo facendo un taglio a X sopra il nostro panettone. Dovremo incidere soltanto la pelle, la pellicola superiore, quella che abbiamo fatto indurire adesso a contatto con l'aria. Ok. Facciamo questo taglietto sulla superficie. C'è una bolla, come vedete. Ok. Una volta fatta l'incisione a X, dobbiamo sollevare i quattro lembi. Facendo così, andiamo ad afferrare un angoletto e poi con la lametta piano piano andiamo a tagliare sotto. Sembra difficile, ma vi assicuro che non lo è. Non serve sollevarlo tutto, basta un pezzetto, in questo modo. E andiamo a sollevare tutti e quattro i lembi. Ok. Dobbiamo tagliare proprio sotto la pellicola. Non bisogna andare a fondo. Ok. Dopo aver sollevato i quattro angolini, andiamo ad appoggiare quattro pezzetti di burro sotto ciascuno. Ecco fatto. Andiamo a rimettere a posto. Ecco fatto. Se non ve la sentite di fare la scarpatura, potete anche fare un taglio molto più semplice, come quello che vi faccio vedere adesso. Quindi semplicemente un taglio a croce, senza andare troppo in profondità, mi raccomando. Quindi un taglio a croce piuttosto superficiale, dovete tagliare soltanto la pellicola superiore. Ok. Ecco fatto. E adesso andiamo ad appoggiare una semplice noce di burro nel mezzo. Questa non è una scarpatura, però potete tranquillamente fare anche questo tipo di taglio, che è molto più semplice, se avete paura di rovinare tutto il lavoro fatto, ok? Non vi preoccupate. Ci vediamo tra poco, vi faccio vedere, adesso vado ad infornare questi panettoni e dopo vi faccio vedere la differenza tra un panettone scarpato e un panettone invece fatto con questo taglio qui. Ci vediamo dopo.
Ed ecco i nostri due panettoni appena usciti dal forno. Quello a destra è quello che non abbiamo scarpato, quello sul quale abbiamo soltanto messo una nocina di burro sul taglio a croce, e come vedete è molto bello lo stesso, quindi se non ve la sentite fate pure questo taglio e il vostro panettone sarà bello ugualmente. E questo invece sulla sinistra è il nostro panettone scarpato. Guardate quanto è bello, guardate come si apre bene. La scarpatura consente al panettone proprio di sbocciare, quindi sembra che l'impasto riesca a spingere verso l'alto e a farlo sbocciare come un fiore. Ok, detto questo, credo di avervi fatto vedere tutto, quindi vi posso salutare, vi posso augurare buon panettone e buone feste. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao a tutti!